Ragazzi cari, salve a tutti. Quest'oggi, onde evitare problemi come l'altra volta, quando parlai nel video Meravigliosamente Dea, in cui sbagliai a mettere il telefono, lo piazzo così, proprio mentre registro. Così almeno se mi accorgo che ho sbagliato a piazzarlo, diciamo che posso ancora annullare il video e tutto. Vabbè, è un'intro un po' diversa. Vi assicuro anche che l'equilibrio non è molto stabile. Mi auguro non succeda nulla che possa far cadere il mio ben e amato telefonino. Allora, quest'oggi, come potrete capire anche dal titolo, parlerò di Gasperini. Gasperini che ha rinnovato fino al 2022 con l'Atalanta. E ho preferito io affrontare questo discorso piuttosto che farlo affrontare dal mio amico Christopher. Dal momento che comunque era un qualcosa del quale già aveva parlato, era un discorso che già avevamo iniziato insieme, proprio alla fine del video Meravigliosamente Dea, in cui dicevo che secondo me, secondo il mio modesto parere, Gasperini non sarebbe venuto alla Roma, nonostante poi in effetti fosse quello più quotato, visto che Giampaolo non è mai stato tenuto in considerazione, visto che all'epoca Mihajlovic ancora non era stato tenuto anche egli in considerazione. Ancora, idem per Fonseca, e visto che comunque Sarri è molto più vicino alla Juve di quanto lo sia alla Roma in questo momento. Gasperini, però, io vi dissi che secondo me non sarebbe venuto a Roma, e giustamente, perché comunque è un allenatore che già ha fallito in una big come l'Inter. Vabbè che lì credo che un po' tutti avrebbero fallito, perché comunque andò dopo l'Inter del triplete, non si trovava sicuramente in un contesto calcisticamente facile. Però un allenatore che comunque ha raggiunto dei risultati straordinari con una squadra, quale l'Atalanta, è riuscito a comunque portare una squadra dal 14° fatturato, diciamo, in Serie A, in Champions League, con conseguente aumento, con conseguenti risvolti positivi sul piano, sì, sicuramente sportivo, ma anche e soprattutto economico, se vogliamo essere più cinici. Sarebbe stato stupido innanzitutto per Cassi a perderlo, perché credo che al momento l'Atalanta, pur guardandosi in giro, non avrebbe potuto trovare qualcuno meglio di lui. E sarebbe stato stupido lo stesso Gasperini comunque rifiutare di giocare la Champions League da lui conquistata con il sudore dei suoi giocatori, ma anche con il proprio e con il sangue, per venire a Roma a giocare i preliminari di Europa League, un'Europa League che comunque lui già ha affrontato e nonostante egli abbia speso delle belle parole per noi, e di questo mi fa piacere perché poteva anche non farlo, tante altre volte ci hanno snobbato, cioè per esempio Cairo che quando si parlò di Petrachi alla Roma come DS disse che va a fare la Roma, insomma non fu carinissimo, ma diciamo io preferisco ignorare quel personaggio perché già mi sta da tempo su proprio lì, insomma, e non ha mai, diciamo, fatto delle uscite felicissime nei nostri confronti, ma in questi casi è sempre meglio ignorare, senza dilungarci. Quindi, appunto, Gasperini ha comunque speso delle belle parole, ha detto che il progetto era quello che comunque gli interessava, perché alla fine il nostro progetto non può essere accettato da Antonio Conte, ma comunque si è capito che è un progetto basato sui giovani, da comunque far crescere. Purtroppo al momento è questa la nostra dimensione, ma di questo parleremo poi ulteriormente in un altro video, senza soffermarmi su quale sia la dimensione della Roma, di come si sia involuta la Roma, eccetera, eccetera. Quindi una volta aver speso queste belle parole, ha detto però io preferisco restare all'Atalanta. E secondo me è giustissimo. Anzi, innanzitutto, secondo me Gasperini si è dimostrato un signore, perché non ha mai, non ci ha mai illuso e ha sempre detto, questo l'ha confermato soprattutto dopo l'incontro con Percassi, appunto che non ha mai parlato con nessuno, e questo l'hanno confermato diverse fonti, con nessuna squadra, sia essa la Roma, siano esse altre squadre, soprattutto estere, perché poi le panchine in Italia più o meno adesso stanno a posto, eccezione per la Juve, ma non credo che la Juve prenda e voglia Gasperini, non ha mai parlato con nessuno proprio perché prima voleva vedersi con Percassi. E Gasperini, oltre che a dimostrarsi da questo punto di vista un signore, secondo me ha dimostrato anche di non essere uno yes man, nel senso che, a differenza ad esempio di quanto fatto da Eusebio Di Francesco l'anno scorso, dopo aver disputato un'annata straordinaria, finita al terzo posto, sì, 10 punti sotto il Napoli fortissimo di Sarri che andò tanto da vincere lo scudetto, ma la Roma appunto della semifinale di Champions, appunto dopo aver raggiunto questo talento, questo successo, non so perché ho detto talento,
appunto di Francesco in effetti fu uno yes man, cioè diciamo si accontentò di tutto quello che facesse la società, in modo particolare il buon Ramon Monci. Quindi vediamo che appunto Gasperini invece non solo, come ho detto, si è dimostrato un signore perché non ha parlato con nessuno prima dell'incontro col presidente, ma non si è dimostrato un uomo, come ho detto, uno yes man per l'appunto, perché con questo incontro ha voluto mettere bene in chiaro le cose, ha detto: io sono felicissimo di restare qua, rifiuto la Roma che quest'anno è stata meno forte di noi, ma che comunque come realtà economica è tutto più importante di noi, Atalanta, però voi mi dovete garantire che non mi smembrate la squadra, perché secondo me ci sono i presupposti per fare non bene ma benissimo. E per Cassi vi ha garantito queste promesse, cioè ha mantenuto queste promesse. Non so se vi sia stato un adeguamento anche a livello economico, credo di sì, però alla fine non credo sia stato questo a convincere Gasperini, perché Gasperini avrebbe guadagnato molto di più a Roma, questa è un'altra cosa che ha detto lui, ma gli interessava per l'appunto che la squadra non gli venisse per l'appunto smembrata, e che anzi fossero aggiunti dei calciatori quasi a livello, all'altezza diciamo, dei titolarissimi, soprattutto giovani che potessero appunto crescere in modo tale da poter fare affidamento su quelli che possiamo definire i senatori dell'Atalanta, e al tempo stesso iniziare, o meglio continuare un progetto basato sulla crescita, perché si ricordi che comunque i vari Castagno, lo stesso Collini, Mancini, Ilicic e Gomez ovviamente no, però tutti questi giocatori, Freuler, Pasalic, anche se Pasalic ha una certa esperienza col Chelsea e un po' in Europa, anche al Milan ce l'aveva, sono diventati molto forti e importanti, diciamo, perni di questa squadra proprio grazie a Gasperini, grazie a un lavoro che si è spalmato, diciamo così, su un biennio, e che poi ha portato in effetti la squadra dell'Atalanta a raddoppiare il proprio valore. Quindi ha detto: ok, questi giocatori qua sono diventati molto importanti grazie a me, soprattutto grazie a me, perché il merito in questi casi è principalmente dell'allenatore, quindi vi prego di non vendermi. Se voi mi garantite che questi pezzi, questi nomi non mi siano venduti, e ovviamente ha fatto il nome di Duván Zapata, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile, che io mi auguro non arrivi da Roma, se non mi vendete Ilicic, che però dicono essere molto vicino al Napoli, Ilicic credo sia il più sacrificabile, perché per quanto sia talento, estro e tutto, l'Atalanta se arrivano un 30-40 milioni da Napoli può sicuramente sostituirlo in modo felice, e Gomez che è ormai una bandiera di questa squadra, in effetti è l'icona dell'Atalanta, e quindi è giusto che non vada via. Idem per i due esterni, idem penso anche per la difesa e per, diciamo, per il portiere. Quindi onore a Gasperini, perché poteva accontentarsi, diciamo, dell'aumento d'ingaggio venendo a Roma, o dell'aumento d'ingaggio propostogli dal presidente, e lui invece è stato molto coerente per l'appunto. Ha detto: a Roma ci vado solo se voi non mi date queste certezze, perché se voi mi date queste certezze possiamo continuare, e posso continuare a sperare in grande, magari superare i gironi, magari chissà provare ad arrivare secondi, ma già qui è molto difficile, ma pure arrivare quarti o terzi l'anno prossimo sarebbe un traguardo assoluto e straordinario, perché due anni di fila per l'Atalanta significa davvero tantissimo. Quindi se voi mi date queste garanzie, io resto, altrimenti preferisco iniziare un nuovo progetto, un nuovo percorso in un'altra squadra, quale sarebbe potuta essere la Roma. A me a pelle Gasperini non è mai stato molto simpatico, soprattutto in alcune uscite recenti, dove lui disse che avrebbe tifato Genova perché la sua ex squadra, e per far sì che comunque la Roma non arrivasse in Champions. Però nonostante questo bisogna anche dire che è stato anche, come dire, uomo, nel senso che non è stato ipocrita, fu in quell'occasione coerente, disse la verità, però in generale come persona non è che mi sia sempre piaciuta. Certo, sarei stato contento se fosse venuto ad allenare la Roma, perché è sempre stato un ottimo allenatore secondo me. E ripeto, io credo che l'Atalanta possa fare l'anno prossimo davvero bene. Certo, ci sarà una squadra, l'Inter, che con Antonio Conte farà ancora meglio di quanto fatto quest'anno. Oggi più tardi parlerò anche dell'addio di Luciano Spalletti. Ci sarà ovviamente il Napoli, che credo l'anno prossimo ma rimarrà sempre secondo, o proverà a vincere lo scudetto, quindi anche primo, ma non credo che il Napoli scenda al terzo o quarto posto.
E ci sarà poi l'Atalanta e l'Inter. Io credo che al momento, in una situazione in cui la Roma sta iniziando un nuovo progetto e non ha ancora un allenatore, il Milan sappiamo tutti in che situazione si trova, credo che davvero le prime quattro squadre più forti d'Italia siano, per l'anno, anche per l'anno prossimo, siano quelle che sono appunto arrivate quarte, terze, seconde e prime anche, diciamo, anche quest'anno. Poi, come dico sempre, chi vivrà vedrà. Credo che l'Atalanta sarà un'ottima realtà comunque anche l'anno prossimo, perché vedremo proprio questa commistione tra due tipi di giocatori diversi, come ho detto, tra i più esperti, tra Zapata, che servirà anche per far crescere, se si vuole, anche a lanciare definitivamente Barrov, e appunto a fianco a Zapata ci sarà Barrov, a fianco a Ilicic e Gomez arriveranno comunque dei giocatori di qualità dall'estero, comunque ancora acerbi. Acerbi, non quello della Lazio, e quindi sarà davvero, secondo me, una vera realtà, perché se con i senatori, diciamo, riuscirà a raggiungere gli obiettivi sportivi, quindi nuovi in Champions, e al tempo stesso, grazie ai giovani, i giovani riuscirà a fare in modo, Gasperini, di sfruttare anche i giovani, utilizzarli appunto nelle tre competizioni che gli aspettano, da un lato avrà raggiunto l'obiettivo calcistico di qualificarsi ad esempio in Champions anche l'anno prossimo, e ripeto, sarebbe un qualcosa di grandioso, ma dall'altro a questi introiti economici si aggiungerà il fatto che i giovani che saranno acquistati, così come è stato chiesto da Gasperini e Percassi, aumenteranno ulteriormente il loro valore. Mi auguro e credo che l'Atalanta non faccia gli stessi errori fatti dalla Roma, per l'appunto, di vendere i giocatori, perché con questa commistione, come ho detto in precedenza, tra giovani e giocatori forti ed esperti, davvero potrà fare male e dare tanto fastidio.